Buongiorno. Ciao, Paolo, giusto? Sì. Siediti pure lì. Ah, ok. Dunque, Paolo, parlaci un po' di te. Cosa studi? Io mi sono diplomato 2 anni fa, ho la maturità scientifica. Attualmente invece frequento l'università, la facoltà di giurisprudenza. Impegnativo. Perché proprio giurisprudenza? Beh, piacerebbe a chiunque essere parte del cuore vivo del paese, mettere ordine nelle vite degli altri, presentarsi di fronte ad un giudice e sciorinare la propria arringa, baldi, col petto gonfio, con quel tenore che solo la legge può darti. Riesci ad immaginare la soddisfazione che prova un avvocato la sera quando torna a casa nel sapere di aver reso libero qualcuno di innocente? È fantastico, no? Sì, immagino lo sia. Ma dimmi, quando ti sei accorto di voler dedicare la tua vita alla legge? A dire il vero, ho sempre avuto certe inclinazioni, il desiderio di stare davanti ad un pubblico che è lì per te, per sentirti parlare. Come ho sempre avuto anche il desiderio di far star bene gli altri, di regalargli un sorriso, sapere di essere il fattore determinante, le gioie e le sofferenze altrui. È una gran bella sensazione, sai? Sì, lo capisco. Andiamo avanti. Qual è? Scusate, mi sono dimenticato di spegnere il cellulare, solo un. Mi dispiace se rispondo, ci metto pochissimo. No, no, fai pure. Pronto, chi parla? Sì, sono io. No, no, ricordo, è passato molto tempo, ma ricordo. Ma dice davvero? No, è fantastico, fantastico. Lasci che ci pensi, d'accordo? Le farò sapere al più presto. Perfetto, grazie mille, arrivederci. Grazie. Allora, continuiamo. Certo, sì, riprendiamo. Dunque, stavo dicendo, ah sì, cosa ne pensano i tuoi cari, di questa tua scelta? Chiaramente loro sono orgogliosi di questa scelta, orgogliosi del fatto che il loro amato Paolo faccia il mestiere di famiglia e si logori nello stesso modo in cui si è logorato mio padre e mio nonno prima di lui. Schiavi in vestiti firmati, tanto sottomessi al denaro quanto privi di svaghi, ingessati in quei loro completi eleganti. Loro chiaramente ne sono felici, ma la mia felicità, quella dove è stata messa? In quale dei 1.000 e 30 documenti di mio padre sono finiti tutti i miei copioni, i miei sogni, le mie aspirazioni? Eppure io ce l'ho messa tutta. Ho dato tutto me stesso per raggiungere la meta. Ho fatto provini, ho fatto le migliori interpretazioni, usato le migliori emozioni per ricreare gli effetti giusti. Ma a quanto pare non è bastato. Ed ho perso. O almeno pensavo di aver perso fino ad oggi. Ti sembrerò indiscreta, ma che intendi dire con fino ad oggi? Ho ricevuto una telefonata da un'agenzia. Avevo fatto un provino circa 2 anni fa. Ho aspettato questa chiamata a lungo. Purtroppo è arrivata tardi. Nel frattempo i miei hanno vinto ed io sono stato costretto ad iscrivermi all'università. Devi avere un futuro sicuro. La stabilità economica è fondamentale. Sì, certo, come no. Ma il sentirmi vivo, quello non sembra essere fondamentale. No, è molto meglio trasformare vostro figlio in un burattino. E impiccare la sua anima con una cravatta intorno al collo. Mi hanno criticato così tanto, ma così tanto, che alla fine mi sono arreso. Ho dovuto cedere. Vivere non vuol dire rassegnarsi.